Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui, alla luce delle previsioni meteo, è stato decretato lo stato di attenzione idrogeologica per temporali nelle zone montane e pedemontane dell'Alto Piave Bellunese, del Piave Pedemontano e dell'Alto Brenta Bacchiglione. Si segnala il possibile innesco di frane superficiali e di colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta. Possibile anche un innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Le previsioni meteo di ARPAV indicano infatti che dal pomeriggio di oggi, dalle 11 della sera in particolare, e fino a giovedì 13, varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi saranno intervallate anche da pause prolungate. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. Date le previsioni meteo, preso atto delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria per la regione del Veneto emesso da ARPAV, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 12 e 13 luglio, formulate in forma di tendenza, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, consultato anche il dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico, in particolare per il giorno 12 luglio per le zone costiera pianeggiante continentale, pedemontane e montane, per il giorno 13 luglio per la zona costiera pianeggiante continentale e pedemontana. Si ricorda inoltre che per segnalazioni e informazioni di ambito sociosanitario è attivo il numero verde 800 535 535, realizzato con la collaborazione del servizio telesoccorso e telecontrollo. Questa settimana sono iniziati i lavori lungo Via Pisani a Cavallino Tre Porti per realizzare la nuova pista ciclopedonale. I lavori interessano l'abbattimento del marciapiede esistente per fare spazio al nuovo percorso che sarà largo 2,5 metri. Il tratto prende avvio dall'altezza della Scuola Media Carpaccio, passando davanti l'area sportiva del Palazzetto Azzurri d'Italia e del campo da calcio, per poi raggiungere Batteria Pisani e congiungersi con il percorso ciclabile esistente di Via Pisani in prossimità della caserma dei militari. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, tra la pista e la strada sarà realizzata anche una viola salvagente di sezione variabile da 50 a 160 centimetri, garantendo la viabilità ad una corsia per senso di marcia che sarà leggermente ristretta. Saranno così installati anche due dossi rallentatori provvisori. In particolare, davanti al plesso Carpaccio, la viola salvagente sarà più larga e servirà per la sosta dei ragazzi e dei genitori, nonché per gli studenti che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico scolastico, frequentano quella zona. La messa in sicurezza della viabilità in un tratto frequentatissimo dai nostri studenti e sportivi è un impegno preso da tempo con i nostri cittadini e finalmente abbiamo potuto avviare i cantieri, così ha detto l'assessore alle opere pubbliche Nicolò d'Este. Abbiamo presentato il progetto ai residenti e l'assessore alla scuola, Elisa Targhetta, ha condiviso con l'istituto il cronoprogramma dei lavori. L'obiettivo prefissato è di consegnare la viabilità completata in questo tratto per l'inizio dell'anno scolastico 2023-2024. Quest'opera è finanziata in parte con risorse che il Comune aveva già inserito a bilancio e con 500.000 euro di fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intervento dei pompieri oggi intorno alle 11:30 in pieno centro a San Donà di Piave. Stando a quanto si è appreso, un operaio che stava lavorando su un tetto dietro al municipio avrebbe accusato un malore, forse a causa del forte caldo. Inizialmente si era temuto per una caduta, dunque per un incidente sul lavoro, ma poi col passare del tempo si è chiarito trattarsi solo di un malore. L'intervento dei sanitari del SUAM 118 però era complicato dalla posizione del luogo del malore, su un tetto accessibile solo con una stretta scaletta. Per questo, in soccorso al 118 sono arrivati poi i vigili del fuoco con la partenza di San Donà di Piave e in supporto anche l'autoscala giunta da Mestre con una spaziale Barella. Allertati per quanto di competenza anche i carabinieri e i tecnici dello SPISA dell'ULS 4.
Ispezioni nelle sale slot con multe per 100.000 euro. Sono state eseguite delle ispezioni per contrastare il gioco d'azzardo irregolare tra fine maggio e inizio giugno dai militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia dei Monopoli. Le ispezioni sono state fatte in bar, ristoranti, sale slot e tabaccherie di tutta la provincia, per un totale di 21 esercizi commerciali controllati e sono state riscontrate 11 violazioni amministrative e contestate sanzioni per circa 100.000 euro. È stato proclamato lo sciopero di 24 ore per venerdì 21 luglio 2023 riguardante il trasporto pubblico. A tale sciopero potrebbero aderire il personale delle società ACTV, Vela e AVM. La manifestazione, dunque, può interessare i servizi di navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover e anche i punti vendita di Venezia Unica, l'ufficio AVM ZTL, auto di Mestre e i parcheggi in struttura. I motivi sono la mancata soluzione e l'aggravamento dei turni Monte-Smonta-Venezia, le soste fisiologiche praticamente assenti e il rifiuto della richiesta ferie con motivazione.